Siamo con Moreno Bordoni, che è segretario della CNA della provincia di Pesaro Urbino, un ruolo che ricopre dal 2013. È stato invece nominato da qualche mese, meno di un anno, presidente della nuova azienda speciale mobile e meccanica della Camera di Commercio delle Marche, che ha la sua sede operativa a Pesaro e è uno dei tre bracci operativi di questo nuovo ente che opera a livello regionale. Vorrei però, segretario, con lei partire dal suo territorio, quello che conosce meglio e quello che in questa pandemia a livello sanitario è stato maggiormente colpito, ha pagato anche il prezzo più alto in termini di persone ammalate, contagiate e purtroppo anche di vittime, la provincia di Pesaro Urbino. Segretario, che cosa è successo in questi due mesi? Ma purtroppo in questi due mesi vivere nella provincia di Pesaro Urbino è stato davvero drammatico. Siamo tra le province più colpite nel nostro paese, la città di Pesaro è la città che purtroppo ha anche una serie di deceduti molto molto alta, in una città che comunque non è grandissima come Pesaro, ci si conosce tutti, quindi ho perso anche amici e conoscenti e davvero è stato duro, molto duro vivere qui in questo periodo e soprattutto farlo anche nel mio ruolo, perché abbiamo sommato alle, diciamo, tragedie della emergenza sanitaria anche quelle immediatamente di un'emergenza economica che nella nostra città Pesaro, perché io vivo a Pesaro e lavoro a Pesaro, ma nella nostra provincia in generale è stato davvero drammatico. Da noi ci sono aziende che da oltre due mesi, perché noi abbiamo chiuso un po' prima rispetto agli altri, un lockdown davvero totale che ha messo nella disperazione moltissime, moltissime aziende. Quindi un territorio davvero devastato. La CNA è stata al fianco degli imprenditori nei momenti più bui, inizialmente per tradurre i vari DPCM che insomma si sono succeduti in maniera anche così veloce, poi dopo per assistere le aziende sia dalla parte della liquidità finanziaria sia invece per chi ha continuato a lavorare o perché il codice Ateco glielo permetteva oppure per le domande fatte alla prefettura, appunto per garantire grande sicurezza nei luoghi di lavoro, perché abbiamo lavorato tantissimo anche durante il lockdown per preparare gli imprenditori a questa fase 2 e in questo momento stiamo gestendo appunto la sicurezza. Un corpo intermedio come il vostro, che conosce il territorio, che parla quotidianamente con gli associati, ma anche con gli altri, che lettura dà degli interventi che sono stati messi in campo? Bastano? Gli interventi sono insufficienti e difficilmente fruibili, perché è facile fare conferenze stampa in cui si dichiara che per il coronavirus nessuno poi perderà il lavoro, ma è molto più difficile vedere questo trasformato in realtà sul campo. Noi abbiamo visto che è stato dato un ruolo eccessivamente rilevante alle banche, non c'è stato ancora nulla di fondo perduto davvero per le aziende e questa è una grave mancanza e soprattutto le banche hanno fatto e continuano a fare del merito creditizio. E quindi non tutte le aziende possono avere queste famose agevolazioni, che comunque sono comunque indebitamenti, anche se a tassi agevolati, e noi sappiamo che veniamo da una crisi di oltre 10 anni, quindi non tutte le aziende sono nel massimo dell'espansione, delle possibilità. Quindi situazioni assolutamente insufficienti che, unite al fatto che il lockdown per alcune aziende rispetto a quello che il Premier Conte ha detto potrebbe durare fino al 1° di giugno, sarebbe davvero drammatico, perché io ritengo che 3 mesi assoluti di lockdown in una provincia come la nostra, in cui ogni 9 cittadini c'è un imprenditore, siamo nella provincia più artigiana d'Italia, all'interno della regione più artigiana d'Italia, delle misure come queste vorrebbe dire che più della metà delle imprese non sarebbero in grado di proseguire la propria attività. Ovviamente quello che ha fatto la Regione Marche, seppur con risorse molto limitate, a mio avviso è molto meglio di quello che ha messo in campo il governo. Speriamo che queste misure che si sono esaurite in pochi giorni possano essere in qualche maniera riprorogate e anche il fatto che il governatore delle Marche già con alcune bozze ha previsto delle riaperture anticipate
la vedo come una mossa molto intelligente da un lato, ma non scellerata, perché tutto quello che noi mettiamo in campo lo mettiamo in campo nella massima sicurezza, con tutti i dispositivi necessari e con tutte le accortezze necessarie. Questo lo possiamo dire perché anche nella nostra provincia, in tutti i controlli effettuati, non ci sono state multe rispetto a negligenza degli imprenditori, vuol dire che c'è grande senso di responsabilità. Bisogna evitare anche quel fenomeno di abusivismo che si può creare in certi settori, quindi sarà importante dare garanzia da una parte al cliente consumatore, dall'altra anche a chi sta facendo dei sacrifici in termini economici, professionali, li sta chiedendo ai propri dipendenti per agire nella legalità. Assolutamente sì, soprattutto nei servizi alla persona. Noi abbiamo già da 2 mesi ovviamente denunciato il possibile fenomeno della, diciamo così, della illegalità. Abbiamo anche pubblicamente messo a disposizione tutti i canali dell'associazione per denunciare eventuali fatti illegali rispetto a questo. Abbiamo chiesto a tutti grande senso di responsabilità e un ulteriore sacrificio, sia da parte ovviamente degli esercenti, quindi dei parrucchieri, degli estetiste, soprattutto, sia da parte dei cittadini. Come vedete, anche io ho resistito, quindi solitamente con i capelli molto corti, è un sacrificio per tutti, ma lo dobbiamo fare sia per tutelare le aziende che hanno rispettato in maniera perfetta il lockdown, sia per rispettare giustamente anche la sicurezza, perché in questo momento la fase di riapertura è molto delicata e noi come associazione ci battiamo molto per la riapertura, ma lo facciamo avendo a cuore davvero la sicurezza. Ne è anche testimonianza il fatto che siamo tra le uniche associazioni a aver messo in campo 3.000 test sierologici in questi giorni che ci hanno richiesto gli imprenditori per i propri dipendenti e già dopo 2 giorni possiamo dire che abbiamo richieste per altrettante persone. Stiamo facendo uno studio importante patrocinato dalla Regione Marche, che ha dato il via libera ai test sierologici anche nel mondo del lavoro, perché potremmo fra pochi giorni anche dare alla Regione stessa e a chi dovrà studiare questo fenomeno lo spaccato di come il coronavirus c'è in questo momento all'interno anche del mondo del lavoro. Segretario, ci sono delle stime dei settori, dei comparti che hanno maggiormente perso in termini economici o è ancora troppo presto? E comunque quale sarà la vostra azione di, appunto, associazione che affianca e supporta le imprese, magari anche dal punto di vista finanziario, con i fidi? Allora, noi con il nostro Confidi ci siamo mossi subito in maniera immediata, sia per promuovere la legge regionale, che in pochi giorni ha esaurito i fondi, ma è stata molto importante, così come promuovere anche i famosi 25.000 euro di cui, no, si parla in continuazione. Poi abbiamo altri prodotti specifici come Confidi, proprio con tassi molto agevolati per dare davvero liquidità alle nostre aziende. Questo è fondamentale, perché noi abbiamo la necessità di dare una mano un po' a tutte le aziende, perché subito, e quelle in maniera più plateale, vediamo le aziende del settore del turismo, no? Certo che in questo momento albergatori, ristoratori, baristi, anche concessionari di spiaggia, hanno tour operator, hanno effettivamente dei danni importanti che è difficile anche quantificare, perché non sapremo anche nei prossimi mesi se qualcosa sarà recuperabile o meno rispetto anche a questo lavoro che è molto stagionale. Ma dietro a questi casi più eclatanti ci sono anche delle enormi difficoltà per tutto il mondo manifatturiero di trasformazione, perché le aziende che nella nostra provincia erano le aziende più virtuose, che facevano comunque dati positivi costanti negli ultimi anni, erano quelli legati all'export, alle aziende che riuscivano a fare internazionalizzazione, ad esportare, e in questi 2 mesi di completo lockdown hanno perso fette importanti di mercato, hanno perso non soltanto commesse ma anche clienti, perché in altri paesi comunque si è continuato prima di noi a lavorare e un committente straniero magari per un mese ti aspetta, magari anche per un mese e mezzo, perché negli anni sei stato molto bravo a servirlo, ma al secondo mese ha trovato qualcuno che gli ha fatto la commessa e tu hai una grossa possibilità di perdere anche il cliente. Quindi aziende che poi non riprendono adesso al 100% delle potenzialità, perché
A valle i negozi sono ancora chiusi e quindi soprattutto per il settore del mobile è difficile produrre, perché poi i negozi sono chiusi, non c'è possibilità neanche nei grandi magazzini, penso a Mondo Convenienza, penso a Ikea, penso a tutta la grande distribuzione che è ancora chiusa, e quindi a valle è comunque un tappo anche per le aziende che devono produrre a monte. Quindi abbiamo come associazione deciso di aiutare in maniera concreta tramite il Confidi, tramite anche l'intermediazione che facciamo quotidianamente con il mondo, ovviamente degli istituti bancari, per cercare di agevolare questo, sia dalla parte delle casse integrazioni, per cercare anche ovviamente di far avere questi soldi ai dipendenti dei nostri artigiani, delle nostre aziende, sia da parte ovviamente degli imprenditori che hanno bisogno in questi mesi di resistere. Perché anche i prossimi mesi saranno mesi in cui, se va bene, si partirà al 40-50% delle potenzialità produttive, e noi dobbiamo fare in modo che in questi mesi le nostre aziende continuino a vivere. Questa è l'emergenza che stiamo gestendo. La fase 2 ha, diciamo così, acuito i problemi, perché da un lato c'è l'emergenza finanziaria, dall'altra c'è questa emergenza in cui dobbiamo gestire in maniera perfetta la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché questo è anche un punto che dobbiamo scardinare per sempre. L'imprenditore nei nostri territori, soprattutto micro, piccoli e medi imprenditori, sono persone di grande cuore che davvero non fanno delle speculazioni, ma lavorano proprio perché ce lo hanno nel DNA. Segretario, per chiudere, una battuta: se avesse, anziché me di fronte o chi ci sta ascoltando, da una parte il presidente Conte, dall'altra un piccolo imprenditore che sta addirittura pensando di non rialzare la saracinesca, cosa direbbe al presidente Conte e cosa al signor Mario, che non sa se riaprire il negozio? Al presidente Conte direi di fare meno proclami e di mettere in campo delle misure. Il famoso decreto aprile si sta trasformando nel decreto maggio, quindi nel decreto maggio ci deve essere, per il piccolo imprenditore che forse non potrà riaprire, anche una misura a fondo perduto immediata, e tutte le altre misure messe in campo devono essere fruibili. Troppa burocrazia, troppo potere discrezionale da parte del mondo bancario. Quindi questo direi al presidente. Al piccolo imprenditore invece consiglierei di provarci, perché quello che abbiamo dimostrato noi come marchigiani, quella fibra proprio imprenditoriale nel DNA, non va dispersa, perché sarebbe davvero grave per tutto il territorio e per tutto quello che noi rappresentiamo come regione all'interno del grande paese Italia, del famoso Made in Italy. Quindi dovremo mettere in grado il piccolo imprenditore di sopravvivere in questi mesi, per poi ripristinare la normalità. E quando c'è normalità, gli imprenditori delle Marche non sono secondi a nessuno e non hanno bisogno degli altri, fanno da soli. La forza dell'ottimismo, diceva tra l'altro un concittadino illustre della provincia di Pesaro Urbino, gli stessi messaggi che arrivano dalla CNA e dal segretario Moreno Bordoni, che ringrazio per questa intervista. Grazie segretario. Grazie a voi per il gentile invito, e speriamo di poterci rivedere fisicamente quando la normalità avrà sopravvento, che è l'augurio più bello che si può fare in questo momento a chiunque.